Buongiorno, sono Paola dallo studio mobile di Progresso Channel. Siamo al 36esimo Tassi, abbiamo qui con noi i pulcini 2007 del Corticella. Sono sudati e vestiti ancora con le loro belle scarpette perché hanno appena giocato e devono rigiocare. Quindi li abbiamo trovati in tribuna che si riposavano e li abbiamo subito portati qui con noi. Allora, passiamo la parola al mister che ci dice, mi dici mister che partita avete giocato, che risultato e che cosa succede adesso, prego. Allora, abbiamo giocato con la Libertas Argile adesso, la prima partita del quadrangolare di semifinale, guarda come sono preparato, e abbiamo fatto 2-2, abbiamo pareggiato, stavamo perdendo, vero Balbo, prima 1-0, poi 2-1, poi abbiamo recuperato la partita, abbiamo fatto 2-2. Bene. E siamo qua in compagnia appunto dei nostri bimbi che alleniamo insieme a, io mi chiamo Roberto Borghi, lui Michel Cavina e Marco Gaetani, siamo i tre allenatori e siamo qua con una piccola rappresentanza dei bimbi che alleniamo, perché noi ne abbiamo 32 di bambini che alleniamo, quindi oggi qua siamo in 11-12, quindi ne abbiamo 20 a casa che naturalmente salutiamo tutti quanti. Certo. Vi metto anche nei saluti. Fantastico. E li faccio presentare loro. Sì, li facciamo presentare. Sì, parti pur da lì, partiamo da te. Tira pur fuori, facci vedere tutto lì. Fai vedere, digli come ti chiami, che cosa è successo lì. Mi chiamo Francesco e sono l'attaccante. Bravo. E cosa è successo? Perché sei un attaccante, l'hai chiesto a me o me lo dici? Secondo me sei un attaccante perché mi hanno detto che ti sei fatto male per fare gol. Sì. È vero? Sì. Qui al Tassi ti sei fatto male. Guarda che non si può mica farsi male qui al Tassi, eh? È vietato, c'è scritto fuori. Allora esco. No. Mi dispiace tanto, cos'è successo? Raccontacelo. Eravamo nel terzo tempo di una partita e praticamente un mio amico, Giulio, me l'ha passata. Io stavo tirando, sono caduto, e un difensore ma con i tacchetti mi ha pestato la mano e si è distorto. Quindi è una distorsione? Sì, da dritto è diventato... Così. Di che osso parliamo? Del polso? Legno verde. Ah, una frattura del legno verde. Va bene, in bocca al lupo, per quanto ne avrai? Fino al 17 maggio. Quindi stagione finita? No, no. No. Speriamo di no. Ok. No. Ma vogliamo sapere, tu sei destro o sei mancino? Destro per sfortuna. Quindi a scuola non abbiamo problemi, puoi continuare a scrivere, sì. Fare tutto. Benissimo, Jimmy è contento di queste cose, il nostro regista, perché lui ci tiene molto alla scuola. Passa il microfono ai tuoi compagni. Mi chiamo Tommy e sono un portiere. Com'è andata la partita di oggi? Bene, stavamo perdendo e grazie a una punizione di Elio abbiamo fatto gol. Ascolta, e i gol di oggi invece, che quelli che avete preso, visto che sei un portiere, me li vuoi raccontare? Uno che l'ho respinta perché non avevo visto dietro la porta e invece andava fuori e alla fine il loro attaccante sulla ribattuta ha fatto gol. Allora niente, tu dopo quando capita l'altro ce lo racconta. Passiamo al microfono. Ah, è lui già. Mi chiamo Luigi, faccio il portiere e praticamente il gol l'ho preso perché il difensore ha fatto un lancio lungo verso l'attaccante e io potevo uscire di più, ma sono uscito e l'attaccante mi ha a porta vuota praticamente mi ha fatto lo scavetto. Abbiamo fatto anche delle parate, però abbiamo fatto anche delle belle cose, vero? Non è che dobbiamo sempre solamente dire esatto, non ho fatto una parata su una punizione praticamente non molto angolata, ma comunque insidioso. Bene, insidio. Bravo, bravo. Immagino anche tu, vero? Avevi fatto qualche parata, avevi fatto bene, sì. Sì, ha detto il mister di sì. Passiamo al microfono. Mi chiamo Giulio e sono un attaccante. Com'è andata oggi? Bene, però dobbiamo far di meglio. La prossima partita contro chi l'ha giocato, lo sai? No. Casalecchio. Casalecchio. Passa il microfono. Mi chiamo Francesco e sono un centrocampista centrale. Com'è andata oggi per te? Bene. E oggi ho giocato in difesa perché mancavano un po' i difensori, quindi
sono anche, gioco anche un po' in difesa io. Quale ti piace di più? Quando centrocampo. Centrocampo. Lo sapevi, mister? Sì, tienene conto, mi raccomando. Pronto? Ciao, mi chiamo Elio Finamore e gioco esterno sinistro della squadra. Com'è andata oggi la tua partita? Secondo me bene, e ho fatto anche gol. Bravo, raccontacelo. Su punizione ho subito un fallo e ho tirato da fuori e ho fatto gol. Semplicissimo. È facile poi far gol, allora come la raccontate voi, è semplicissimo. Allora, passiamolo dietro. Mi chiamo Pietro e sono esterno destro. Com'è andata oggi? Bene, abbastanza bene. Tu sei uno, perché vedo questo gruppo molto tranquillo. Sembrate tutti, Jimmy, tutti buoni, tutti silenziosi, di mattina così, ma tu sei così o sei un po' birichino? Alcune volte birichino, a scuola. Perché? A scuola sei birichino, come mai? Raccontacelo. Boh. T'annoi? Perché t'annoi? Sì. Ma invece col mister sei birichino o sei bravo? Sono bravo. Non t'azzardi, eh? Annaggia. Bisogna farmi il mister a scuola allora. No, apposta la maestra. Passa il microfono al tuo compagno. Mi chiamo Davide, gioco in difesa, destra barra sinistra, per variare. Oggi è andata bene la partita perché abbiamo giocato bene, anche se il primo gol in un certo senso è stata colpa mia, perché pensavo che la dava un po' più meno lunga e quindi mi è scappato l'attaccante e non sono riuscito a recuperare la palla. Il mister cosa ti ha detto? In verità mi ha detto qualcosa. Mi ha detto che è bip quello che ti ha detto, è tutto bip bip. No, si può dire. È che visto che nella partita l'altra squadra lanciava sempre lungo, dopo ho provato a seguire l'uomo e in alcune palle sono riuscito a intervenire. Bravo. Vieni in modo che ti si veda. Perché sennò non ti si vede. Vai. Mi chiamo Franco, sono centrocampista centrale. Com'è andata la tua partita oggi? Beh, così così secondo me. Non hai fatto quello che volevi? Potevo fare molto di più secondo me. Ci proviamo alla prossima partita? Sì. Mi raccomando, eh. Ti sei risparmiato per dopo? No. No, vogliamo far bene tutte e due le volte, vero? Va bene, farai meglio la prossima. Pronto? Questi vanno insieme. Mi chiamo Leonardo e sono un centrocampista barra difensore. E sono gemello di? Luca. Di Luca. E oggi non ho giocato. Invece io oggi ho giocato in difesa e ho anche fatto gol, diciamo, perché praticamente ho battuto la rimessa, mi hanno ripassato la palla, io volevo crossare, un difensore l'ha deviata di testa ed è entrata. Va bene, tutti avete parlato? No. No, vai! Mi chiamo Lorenzo e faccio l'esterno. Com'è andata oggi? Come hai giocato? La partita è andata bene, potevo far di più perché non ho giocato benissimo, però ci ho provato e ho riuscito a fare anche delle belle cose. Sono sicura, sicuramente andrà meglio la prossima, dai, va bene. Allora, avete un mister piuttosto molesto, quindi gli passiamo il microfono perché è uno dei pochi casi in cui tutti i ragazzi sono buoni, tranquilli e il mister è molesto. Quindi, prego. Cosa devo raccontare? Tutto quello che vuoi, come va a scuola, queste cose qui. Mi chiamo Michel, non vado a scuola da 6 anni perché ho finito il liceo. Perché ho finito. E no, guarda, ci tenevo a dire solo una cosa perché qui siamo con 10-12 ragazzi, ma in realtà ne abbiamo veramente tanti. E quindi quello che ci tengo a dire, come ha detto giustamente Roberto, anche a nome di Marco, è che il saluto e l'abbraccio va a tutti, anche quelli che oggi non possono essere qui, perché comunque se siamo arrivati
fino qui, e grazie anche al lavoro che abbiamo fatto durante l'anno con tutti gli altri. Quindi in realtà voi vedete qui questi ragazzi qui, ma dietro c'è un altro gruppone enorme che ieri ha giocato, che stasera giocherà, insomma, che ci impegna e si impegna tutti i weekend a cercare di portare quello che poi facciamo in allenamento. Quindi volevo salutare un po' tutti quanti e mandare un abbraccio a tutti, ecco. Bene, complimenti ragazzi. Grazie. Marco, si vergogna. Marco, saluta Nicola. Ciao a tutti, sono Marco e da quando ho iniziato questa attività, diciamo, con Michelle e Roberto, sono molto contento perché ho conosciuto dei bravi ragazzi, dei bravi giocatori e sono contento, dai. Vi facciamo i complimenti, vi mandiamo a riposare, in bocca al lupo per la vostra partita e per il vostro proseguio qui al Tassi con noi. Ciao ragazzi. VAR.